Grande successo per l'esordio di Musicultura ieri sera in uno sferisterio gremito. A incantare la platea ci ha pensato prima Ornella Vanoni con una dedica speciale a Gino Paoli e poi Franco Battiato, il musicista che più in Italia ha sperimentato il rapporto dissonante tra musica e poesia. Diciamo che la mia venuta qui è, come posso dire, se posso permettermi il vocabolo che può essere molto disdicevole, cioè una solidarietà verso questo gruppo che da anni lavora in sordina, sotterraneamente, senza lati commerciali e di lucro. Quindi mi è sembrato giusto venire qui quando ero invitata a e partecipare. Evviva le Marche, sai quello che dice. Ciao Marche, se vuoi stasera comincio. Poi è stata la volta delle promesse di domani, Pilar, concerto musicale Ambaradan, Francesca Romana Perrotta e Costa Varvarigos. Questa sera gli altri quattro vincitori di Musicultura 2007, la bolognese Paola Angeli con Sharada, il cantautore di Varese Fabio Ilacqua con La città giardino, il napoletano Matteo Parlati e la promettente riminese romana d'adozione Viola Selise. Essere arrivata tra gli otto finalisti è un grande traguardo, quindi spero che sia un ulteriore trampolino di lancio, mi auguro questo insomma. Ma in realtà devo ancora rendermi conto, sono appena arrivata, quindi devo un attimo ambientarmi, sicuramente sarà un impatto di quelli che lasceranno il segno, però insomma la vivo positivamente. Tra i big si esibiranno Andrea Mingardi e Nino Buonocore, ma è domenica sera la finalissima che si svolgerà accanto alla madrina d'onore Loredana Bertè.